ci potrebbe essere anche un po' di terra che si attacca alla pianta. Tagliare, preparare e servire. Questo è quello che di lavoro fa l'azienda Netesis. La fa su uno stack hardware, a noi piacerebbe farlo su quell'ecosistema di cui vi dicevamo prima. Quindi su il CRM, sulla BI, sui software di email marketing e quant'altro. Chiaramente il vantaggio è che è pronta da mangiare e che è buona per le casalinghe che non hanno voglia di far niente, ma anche per chi non ha tempo, quindi anche per i grandi sistemisti, per chi di lavoro fa il programmatore, in realtà qua si trova qualcosa di già pronto e potrà lavorare sull'ingegnerizzazione di qualcosa di più importante, senza risolvere, voglio dire, problemi già risolti da altri. Benissimo. Quindi, rispetto a questo ecosistema, offrire quegli stessi servizi. In più, i partner di Netesis usufruiscono di un sistema di licenze molto premianti per il partner diretto. È una specie di modello subscription, dove la licenza comunque è open, ma io compro dei servizi di sottoscrizione annui e quindi come partner pago una licenza annua e usufruisco di tutte le evoluzioni del progetto. Bellissimo. Quindi cosa pensavamo di fare nell'evolutivo.it? Ai clienti contributori regalare delle cose. Ai clienti premium, quindi che pagano qualcosina di più, dare degli addono, delle patch, e poi ai clienti importanti, quelli che hanno bisogno dell'insalatina già pronta, dargli dei pacchetti precompilati pronti. Chiaramente questi clienti pagano. Che genere di applicativi, diciamo, che hanno in mano? Dei verticali pronti per il fisco, dei verticali per il telemarketing, dei verticali per la generazione dei booking, gestione del booking, gestione delle risorse umane, qualità, sicurezza ambiente e gestione dei processi aziendali. Questi sono già tutti pronti, solo tempo fisico di metterli sul sito. Abbiamo anche in arrivo un di target in francese. E poi formazione, assistenza, consulenza. Lo stesso dicasi, stesso modello comunitario, tra virgolette, per i partner. Quindi ci saranno i partner contributors che riceveranno gratis degli add-on, delle patch, dei software, dei marketing partner, dei reseller veri e propri, chiaramente sulle soluzioni verticali per il mondo. E formazione, ovviamente. Assistenza per anche il secondo livello e consulenza. Bene, questi sono i miei due cent. In realtà i miei due cent erano uno sulla storia del software perfetto e uno sul modello di business dell'open source. Uno dei possibili modelli di business da esplorare nel mondo dell'open source. Chiaramente il modello di business del software commerciale è noto e è vincente. Non stiamo dicendo che il software commerciale è malato nel suo modello di business. Chiaramente i social media, chiaramente l'open source, stanno cambiando il framework della produzione del software da parte delle aziende, chiaramente anche da parte del privato. Benissimo, dovrei aver finito, grazie. Domande, volentieri. Troppo esaustivo. La cosa dell'insalata è... Grazie, grazie all'intervento. Ci avviamo verso l'ultimo talk della giornata.
Sono solo in sala, non è certo, sì, un brutto. Allora, si parleranno di un progetto molto interessante, che in realtà si sono scritti da poco, via due mesi per quant'altro. Interessato il loro progetto, quindi ci sembra bello presentarlo dagli spazi durante la giornata, perché anche perché oggi abbiamo parlato sì di social media, sì di rete, per il business, per la propria persona, quindi personal branding, per l'azienda. Il progetto che ci presentano rientra un po' anche, come avete notato, sia nelle due sale che nelle due giornate, sta parlando di nuove idee, start-up, quindi da devolutivo, adesso si sta parlando sempre un anno di qua, a qui invece stiamo parlando di Shiny Group. Lascio a voi la parola, così non rivolgo tempo. Buonasera, complimenti per essere arrivato a 5 più, dato ancora abbastanza tempo in Italia. Allora, Shiny Note, il progetto che vi presentiamo stasera, la startup che vi presentiamo stasera, è Shiny Note. Attacchiamo con questa frase che ci è piaciuta molto quando abbiamo concepito questo progetto, che e cambiare il mondo una storia alla volta, lo capirete man mano e svilupperemo questo nostro progetto. Questo progetto nasce da una semplice idea di Roberto Basco e Fabrizio Tradini, che sono i due fondatori di questa startup. Sostanzialmente loro, il loro aneddoto preferito, mentre facevano giochi insieme, parlavano praticamente di un luogo dove che fosse il collettore di diverse idee. Un giornale dove non aprisse con la morte di 50 persone, 6 o 7 articoli alla TG5 dove sembra che il mondo stia per finire tra 10 minuti, quindi un giornale delle buone notizie, un portale dell'organizzazione no profit, perché loro sono sempre stati molto interessati a questo settore, e di fatto non hanno mai trovato neanche un portale, a differenza per esempio in America, e altri portali, dove appunto se uno volesse anche solo cercare una ONLUS a cui fare una donazione, non c'è. E in ultima istanza un social network di persone, io qua le ho chiamate positive, di persone buone, di persone, diciamo, che è un po', non voglio andare sul religioso andante, però di persone chiaramente orientate positivamente, con una filosofia abbastanza positiva nella della vita, le stesse che desiderano buone notizie invece di sapere dei disastri e allora, in realtà stasera vi tifate due relatori a fronte di uno che è un speech. Io vi voglio presentare lo startup proprio del progetto in qualità di diciamo di facente parte del team che sta realizzando la piattaforma che è Evoluzione Telematica, il nostro web agency che sta curando questo progetto. In realtà poi Simone, che è il community manager di Shiny Note, vi presenterà quelle che sono forse le dinamiche interne che sta curando questo community manager. Allora l'idea nasce e vengono da noi a dicembre, fine dicembre. La cosa che volevo farvi, che è il primo miracolo di Shiny Note, che è riuscita a Brescia a trovare 30 investitori, a maggioranza bresciana, più di 20 sono bresciani, che hanno messo una quota di 15.000 euro. Quindi un capitale sostanzialmente che è stato sottoscritto per la nascita di questa startup è in Italia ed è a Brescia. Non so se i due gradini vi cogliete. In un'ottica, cioè in un mondo come quello italiano abbastanza restio a queste iniziative, e in una provincia come quella che è di Brescia, che è ancora una complessità in più come resistenza a questo tipo di iniziative, Roberto Basso e Fabrizio Tronti sono usciti con un semestre di fundraising a trovare 30 investitori che hanno creduto in questa idea. Vi
secondo semestre è stato del 2010 è stato sostanzialmente di closing. Si è lavorato sui vari concept, si è scelta una metodologia agile per lo sviluppo, i nostri 5 metri pieni di fogliettini, 5 metri quadrati ovviamente, di fogliettini pieni di user stories o di funzionalità, o chiamatele come volete, sono stati fatti e solo a novembre si è cominciato lo sviluppo della piattaforma. Si sono decise quali delle funzionalità dovevano essere sviluppate prima, alcune sono critiche, altre meno critiche, da una parte ci sono 30 investitori, dall'altra parte c'è un team di sviluppo fatto di, riduco a termini più di semplici grafici e programmatori, anche se si cazzo da non essere molto visto così. Per arrivare il 13 gennaio ad una tavola rotonda. Ce l'hanno detto giusto 2 settimane prima che avremmo avuto una tavola rotonda a Milano e che saremmo usciti con un articolo poi su, Repubblica. Non pure vedo ora abbiamo fatto. Siamo usciti con. Chiaramente siamo stati bollati con il volontariato, cioè il Facebook della bontà era di classe. Da questa tavola rotonda cos'è emerso? Chiaramente avevamo da una parte qualche simpatizzante, dall'altra parte avevamo fundraiser, professionisti, dall'altra parte c'erano anche delle onlus, c'erano anche consulenti o comunque anche personalità che hanno sono esperti in diverse discipline, tutti hanno detto tutto di più. Quando siamo tornati a casa, in evoluzione, il concetto, cioè la domanda era proprio questa, ma dovevamo rifare proprio tutto, perché era nato in tutti i feri. Allora abbiamo cercato di cambiare l'identità del progetto, avevamo fatto delle scelte ben precise, di mesi di investigare, però ragionamenti abbastanza approfonditi, e quello che è stato la cosa più difficile è stato proprio difendere l'idea originale. Abbiamo smontato un po' di cose, abbiamo rimontato tutto e dopodiché siamo riusciti l'8 marzo a rilasciare la beta. Una beta il più possibile presentabile. Cosa era la beta? Innanzitutto abbiamo cominciato a rendere possibile la scrittura delle storie, quindi ShinyNote è un portale di storie. Un portale di storie scritte da persone. Storie, quindi chiunque di noi può andare su ShinyNote, scrive una storia. Le persone che fanno parte, gli altri utenti del portale, possono abbracciare questa storia, se condividono il pensiero, storie, abbiamo detto, il mito era quello delle storie positive, quindi si cerca sempre di costruire delle storie che sono termini edificanti, non è così, cioè, mi è nato un figlio, è la storia, però è un po' troppo personalizzata. Infatti una delle critiche che saltava fuori, ma c'è già su Facebook, i primi 50 utenti che abbiamo inserito per fare nell'alpha testing scrivevano le storie esattamente con lo stesso stile con cui scrivevano gli status update. Quindi c'era un accordance su Facebook fortissimo che faceva in modo che le storie erano abbastanza deboli, non erano corredate sufficientemente da una parte fotografica e quindi abbiamo modificato anche la scrittura della storia, prima carichi la foto e poi scrivi la storia. Anche perché non vogliamo scimmiottare Facebook, perché non vogliamo costruire un altro social network. Di fatto ha delle dinamiche da social network, cioè la pratica, la storia, la correlazione di diverse storie, anche in classici, però non è quello il fine. Quindi una persona può entrare e scrivere la sua storia, gli altri possono abbracciarla. Dopodiché l'utente può decidere, può richiedere che la storia diventi più utile. Questo fa in modo che l'intero ecosistema sia interessante per una onlus, perché una onlus può scrivere la sua storia, chiedere che diventi finanziabile, a quel momento che viene abilitata finanziabile, può cominciare a ricevere donazioni. Le donazioni saranno in tempo e in denaro. Avremo questo due tipi di donazioni. A luglio verrà rilasciata la piattaforma delle donazioni, quindi dopo 3 mesi, dove abbiamo ottenuto una piattaforma sufficientemente stabile, dove abbiamo realizzato